Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come penso avrete già letto dal titolo cose, come sempre, ho deciso di prepararmi con voi questa volta facendo una cosa un po' diversa, ovvero per la prima volta sul mio canale, ovvero un video di first impressions, ovvero le mie prime impressioni su prodotti che ancora non ho testato, in realtà due sì, ma poi capirete il perché. E niente, realizzare un make-up completo con dei prodotti magari nuovi appena usciti e darvi appunto la mia prima impressione. Se vedete un minimo di vento perché ho il ventilatore silenzioso spento, senta poco, ma perché adesso ho comprato il lighting, quindi tutta questa bella luce che vedete, e appunto fa comunque caldissimo, quindi iniziamo. Ah sì, e ho anche i capelli. Ok, sistemati. Ho anche i capelli appena lavati, quindi scusate per questo scempio. I prodotti che voglio usare oggi sono in primis la nuova palette di Urban Decay uscita qualche giorno fa, effettivamente, la Born to Run, che è questa meraviglia. Se vedete i cosi, perché l'ho già swatchata, quindi cioè non l'ho ancora provata sugli occhi, ma vi ho fatto vedere gli swatch che vedrete adesso. E poi volevo farvi vedere il fondotinta nuovo di Benefit Hello Happy, che appunto lui insieme a questo prodotto qua di The Ordinary sono due cosine che ho testato in questi giorni appunto per darvi un'impressione mia sulla durata, sulla tenuta, su in generale come il prodotto. Ma soprattutto adesso ho uno specchio serio che è quello di Jeffree Star. Siete così belli. Appunto, ho uno specchio serio, quindi potrò finalmente anche vedermi mentre mi trucco. Il prodotto di The Ordinary, che è arrivato in questa scatolina qui, l'ho voluto provare a casissimo, l'ho trovato nei saldi, cioè neanche lo cercavo effettivamente. È un primer siliconico che devo dire mi è piaciuto molto, anzi mi sta piacendo molto, ne basta veramente pochissimo. È bianco, ma messo sul viso appunto rende il viso super liscio. Ha molto l'effetto del pore filler di Benefit, però senza appunto andare a ostruire i pori o comunque darti la pesantezza del poro chiuso. E prezzo mi sembra 6-7 euro come tutte le cose di The Ordinary, ovviamente preso su Beauty Bay, ve lo linko qua sotto. Ormai, cioè, Beauty Bay dovrebbe iniziare a pagarmi perché ormai compro tutto esclusivamente dal loro sito e vi giuro lo amo. Vado ad applicare ora con la mia spugnetta di Nabla, che mi sta piacendo veramente veramente tantissimo, il fondotinta Hello Happy di Benefit. Io ovviamente sono la colorazione 1 perché siamo ad agosto e io ho ancora le sembianze di un fantasma. No, effettivamente devo ancora partire. Unico difetto, quando lo aprite, si applica con questa pompettina qui, simile a quello di Dior. Quindi appunto si applica così. L'unico difetto appunto è che la prima volta, dicevo, la prima volta che l'ho aperto, l'ho usato, visto che va shakerato, è che appunto ha iniziato a fuoriuscire dal beccuccio perché non avendo una chiusura molto sicura, questi qua appunto che hanno questa pompetta diciamo di plastica, è proprio il fatto che spesso tendono a fuoriuscire. Ovviamente vedrete ancora tutti i segni del brufoli, macchie e cose, in realtà sono solo macchie, però va bene. Perché il fondotinta ha una coprenza medio-bassa e io parlando anche con la ragazza di Benefit che ho beccato da Sephora casualmente appunto quando l'ho comprato, lei mi ha detto appunto che lei in quel momento lo stava usando e che non ha oli, non ha nulla, quindi non appesantisce. Però lei appunto mi diceva che la coprenza è veramente veramente light, quindi se avete una bella bella pelle e volete una cosa che dia effetto BB cream, secondo me questo fondotinta fa per voi, costa su
30 euro mi sembra, come quello di Fenty alla fine, però ha una coprenza veramente veramente leggera e bassa per l'estate, quindi non mi dispiace nemmeno, anche se ovviamente preferisco quelli ad alta coprenza perché appunto io, avendo la pelle rovinata dall'acne, è normale che prediliga fondotinta con una coprenza più alta. Però tutto sommato secondo me rende l'incarnato comunque molto molto uniforme. Unica cosa che la ragazza appunto mi diceva è che se non lo fissate con le polveri, l'effetto rimane questo leggermente lucido, molto glowy summer, come appunto va di moda, che a me non piace per niente, detto sinceramente. Cioè l'unico glow mi piace dato dall'illuminante, non mi piacciono il glow dato dal fondotinta bagnato. E la cosa è che, non so se notate, ma entra già nelle piegoline, quindi va fissato a parer mio, perché avere le piegoline che si vedono, no. Quindi appunto io lo prediligo fissato. Adesso metto il correttore, che è sempre il mio Makeup Revolution Concealing Define numero C3. Purtroppo mi sono rimaste delle macchie perché è proprio un problema della mia pelle che ho da sempre, ovvero che se mi esce qualche brufolo un po' più brutto, spesso, non so come dire, cioè io, a me vengono delle cisti proprio, se mi esce una piccola cista prima che il segno se ne vada, ce ne vuole un bel po', quindi purtroppo mi sono rimasti questi segni che fatico veramente tanto a coprire. Solo che non mi va di mettere troppo correttore o troppi color corrective, appunto sempre i correttori colorati, diciamo, per non appesantire troppo il viso, che già d'estate purtroppo patisco veramente tanto, sia il caldo che tutto quanto, che la vita. Per fissare uso la Translucent Powder di LA Girl Pro Powder. Non faccio né baking né nulla, uso il mio pennellone di neve, spesso c'è il vento, e vado a picchiettare sugli occhi e sotto, appunto dove ho messo il correttore. Prima di andare a fissare faccio un minimo di contouring con la Shade & Light, appunto per il contouring, di Kat Von D. Vado a sistemare sempre col mio pennellone. Effettivamente, dovendo provare la palette occhi, non penso sia stata una grande idea fare prima la base rispetto agli occhi, ma vabbè, nel caso sistemeremo dopo. Intanto, per fissare questo strato di polveri, fondotinte e tutto, voglio provare, sto provando, il fissante di Skin di Nevia, che è colui che lo produce anche per Urban Decay, che quindi dovrebbe essere la stessa identica formulazione di quello di Urban Decay, il The Sleek, che già sapete che io sto usando, uso, ed è appunto per il controllo, diciamo, dell'oleosità della pelle, e l'ho preso sempre da Beauty Bay. Lo attivo. Col mio sobrissimo ventaglio della Cry. Ora vado a disegnare le sopracciglia. In questo periodo sto usando il Brow Pot di Kat Von D nella colorazione Light Brown, che come vedete mi sto veramente mangiando. Thank you.
e una è andata, non è perfetta per il semplice fatto che non ho proprio le sopracciglia perfette, perché prima di partire devo sistemarla ancora, quindi proprio non ho proprio delle sopracciglia magiche, meravigliose. Ovviamente, avendo una gran varietà di colori, sia metallizzati che opachi, non so in realtà ancora come realizzare il trucco, quindi non so se più toni estivi, più caldi, o qualcosa di più freddo. Non lo so, spesso mi chiedete trucchi azzurri, probabilmente per una volta andrò di trucco azzurro. Comunque questa palette ha anche lo specchio, che è molto molto bello, e appunto è di cartone pesante ed è calamitata e costa 50 euro. Io sinceramente ve la consiglio pure, perché è molto molto bella e molto comoda. Lo specchio è meraviglioso. Ma sì, dai, per una volta andiamo di toni freddi, azzurri e varie. Inizierò con questo occhio. Prendo come colore di transizione questo qua, che si chiama Riff, che è una specie di beigiolino, che però è molto 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 bello. Quindi nulla. Devo dire che questo qui, questi qua opachi, per il momento direi che anche col pennello hanno una resa molto molto buona. Non mi dispiace per niente. Ora pensavo di fare una specie di cut crease in cui andare ad applicare questo qui, Radio, sfumato con un po' di Big Sky, che non so, mi piacciono molto, secondo me come tonalità estive ci stanno veramente tanto. Faccio la mia solita cut crease un po' arrangiata. Il bambino di sopra, se non urla tutto il giorno, non è contento. Sì, applicherò prima l'azzurrino Big Sky con un pennello per farvi vedere la resa, e dall'altro lato invece lo applicherò con le dita, perché appunto i metallizzati glitterati mi piacciono di più applicati con le dita. Devo dire che l'effetto non mi dispiace nemmeno. Ora lo applicherò appunto di qua con le dita. La differenza secondo me si nota abbastanza, perché comunque il metallizzato di qua rende molto di più, anche la pigmentazione secondo me con le dita rende molto molto di più. Ora che ho sistemato in entrambi gli occhi la base del mio appunto, andrò sempre con le dita a prendere Radio, che è il blu metallizzato, e a sistemare e a intensificare il colore. È molto 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 più pigmentato secondo me, e mi piace anche il fatto che siano molto freddi come colori. Dopo ovviamente andrò a sistemarlo con un pennello. C'è la stessa cosa da questo lato. Devo dire che non ha praticamente fallout la palette, mi piace moltissimo questa cosa. Ora mi aiuto con un pennellino appunto per sfumare. Prendo un po' del mio Big Sky e lo uso per sfumare.
sfumare. Non lo so, sfumandolo col pennello mi dà un po' l'impressione che il metallizzato, anche se l'ho applicato prima con le dita, se ne vada leggermente. Questa cosa un po' mi dispiace. Vado sempre con questo pennello qua nella rima inferiore, dove adesso però passando col pennello vedete un po' di fallout l'ha fatto. Il blu. Siccome le tonalità di questa palette sono molto molto fredde, ho deciso di riscaldarle un po' usando la Life's a Drug palette di Lunar Beauty, che ha questi bellissimi blu e azzurri molto più caldi, non so, meglio pigmentati, e di andare a sistemare l'azzurro appunto del mio trucco. Anche questo non finisce, leggermente metallizzato, però come vedete sono molto più vivaci. Cioè mi spiace un po' per la palette di Urban Decay perché è un po' smorta, almeno nei colori freddi, perché quelli caldi sono super caldi. Magari ci farò altri trucchi, li vedrete su Instagram. Vado ad applicare il mio illuminante di Jeffree Star Ice Cold, che sapete essere il mio preferito, che purtroppo l'altro giorno ha fatto un magico volo e che per fortuna è leggermente cremoso come finish, quindi l'ho ricompattato come si fa con la sabbia e l'acqua al mare. Non lo so, non mi dispiace questo make-up, è molto... cioè, sembra più autunnale che estivo, però è probabilmente anche questa luce che non dona come vorrei. Vado ad applicare il mio eyeliner, che come sapete io uso il Definition Waterproof di Kiko. Ora applico il mio mascara di Benefit, Bad Girl Bang, che sapete che ormai è uno dei miei fave del periodo. Applico queste ciglia qua di Violet Voss e torno subito per le considerazioni finali, diciamo, ai prodotti che vi ho mostrato oggi. Allora, questo è il look completo. Ho delle ciglia un po' extra perché volevo provarle e appunto queste qua non mi dispiacciono, anche se ovviamente per farvi vedere il look occhi non sono proprio l'ideale. Considerazioni su questa palette: secondo me per 50 euro ne vale la pena per la varietà sia di tonalità calde che fredde. Questa volta ho voluto realizzare un make up freddo perché me l'avete chiesto voi più volte, però direi che anche questi color qua non mi dispiacciono per niente. Penso vedrete diversi look sul mio Instagram, seguitemi sempre perché ogni tanto vi posto appunto dei look occhi che ho creato, quindi ovviamente se vedrete taggata questa palette saprete dove ho preso ovviamente i colori.
Come vi ho fatto vedere dagli swatch, i metallizzati sono davvero tanto, sono veramente, veramente, veramente belli. Colori di transizione invece secondo me ce ne sono una bella varietà, e il fatto che contenga anche un nero, nonostante sia leggermente metallizzato, non lo so, a me piace veramente veramente tanto come palette, quindi penso che per quest'estate sarà la mia compagna di viaggio. Il fondotinta invece, oltre al packaging che lo trovo veramente veramente cute, secondo me il prezzo di 30 euro è dato prevalentemente dal marchio, però devo dire che non mi dispiace come finish, né la bassa coprenza né il fatto che sia molto molto leggero. Diciamo che se sei una persona a cui piacciono molto i fondotinta a bassa coprenza, sì, ci sta che spenderei 30 euro se fossi il mio genere di fondotinta. Siccome a me piacciono molto più coprenti, 30 euro che è il prezzo del mio Fenty Beauty, Cioè, non lo ricomprerei, però devo dire che mi piace veramente molto per l'estate, poi magari mi ricredo e quando avrò una pelle più decente sarà il mio grande amore. Per il momento, oltre al packaging, non lo so, il prezzo mi sembra un po' alto, però mi piace veramente molto come tenuta alla fine. E quindi nulla che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, non sono una makeup artist, lo ricordo, quindi se ci sono cose che secondo voi, oh mio Dio, non si fanno, ditemelo senza essere troppo cattivi, non nel senso che sì, mi interessa, però relativamente, visto che ho sempre detto che io non studio queste cose qui, io mi trucco semplicemente perché mi piace. E nulla, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. In questi giorni, probabilmente queste settimane, comunque io sarò in vacanza e vi dico sempre di seguirmi sui miei social, perché lì comunque sarò sempre attiva, a posto, vi dico quando e se escono video, quindi seguitemi per essere sempre soprattutto aggiornati sul se e quando escono video. Appunto, non so se riuscirò a farne uscire uno a settimana o due, non lo so, adesso vedo perché mi sto preparando prima di partire. E nulla, appunto, spero che il video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qui, commentate con azzurro, che come vedete dal colore dei capelli, del trucco, dello sfondo, è il colore di oggi. Quindi commentate con hashtag azzurro. E nulla, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete, fatemi sapere. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacio grande, ciao!